a Santa Maria Capua Vetere, lungo il corso, in mezzo a due grandi meraviglie dell'antica Capua, l'Anfiteatro Campano e l'Arco Adriano, esattamente al civico 325. È qui che si trova la scuola dell'infanzia Regina Carmeli, che dal 1964 colleziona sorrisi, pianti, rimproveri, paure e, perché no, anche litigi tra bimbi. Questa è l'identità missionaria della scuola dell'infanzia Regina Carmeli, che vive e lavora sul territorio da quasi mezzo secolo, dove talvolta gli alunni di ieri si sono ritrovati ad essere genitori di nuovi discenti, sposando quel progetto di amore, di educazione e di collaborazione messo in atto dalle suore e dalle docenti. Ecco quelli che si definiscono grandi, i bambini 5 anni. Questo è il tempo propizio, maturo, per poter iniziare un processo di prescolarizzazione. Il canto, il disegno e la pittura vengono affiancati dai laboratori di lingua inglese, dal laboratorio di informatica e da quello di prescrittura. I fanciulli si approcciano a queste realtà a loro del tutto estranee, sviluppando una discreta manualità e padronanza per poterle poi approfondire nella scuola primaria. La scuola dell'infanzia ospita i bambini dai 2 ai 5 anni. Le attività predominanti dei bambini più piccini, la sezione primavera, sono il canto e il gioco. Le maestre, armate di tanta premura e infinita dolcezza, si dedicano all'esercizio di queste discipline affinché i bambini stessi imparino a relazionarsi ed aprirsi all'altro. In fondo non esiste più un io solo, ma un noi. Attraverso il disegno e la pittura, ogni bambino sviluppa le proprie attitudini dando vita ad una creatività personale. Compito delle maestre è stimolare il discente affinché riesca quanto più possibile in questa attività. Il bambino, attraverso le opere che realizza, comunica le sue emozioni e parla al cuore dei genitori. Buongiorno. Mamma di Francesca, che frequenta l'ultimo anno l'asilo con il suo Irene e Maria Antonietta, che sta in vita da tempo, ha fatto anche l'asilo. Come mai pensi che figli hai scelto questa scuola? Qual è il valore aggiunto? Allora, i valori aggiunti ce ne sono tanti. Ho trovato quello che cercavo e ho trovato anche molto di più in realtà, perché a parte la didattica, rispetto delle regole della disciplina, per cui il prestigio della scuola era noto già da tempo, ho trovato l'interesse per il bambino in quanto persona, in quanto individuo, ma a 360 gradi, c'è un'attenzione profonda verso il bambino che porta quindi a seguirlo in tutte le sue attitudini, le sue provenzioni, c'è un vero e proprio cammino che viene fatto col bambino, accompagnato dalla sua famiglia poi, quindi c'è un interscambio continuo tra la scuola, la famiglia, le famiglie stesse tra di noi, quindi c'è un arricchimento spirituale, caratteriale, personale, quindi ho trovato molto molto utile una scuola, assolutamente. È una scelta che farei altre 100 volte. Grazie. Prego. Si parla tanto di collaborazione tra scuola e famiglia. Io sono con Giusy, mamma di Maria Chiara e Vincenzo. Questa realtà scolastica come si avvicina ad ogni nucleo familiare? La nostra scuola è molto vicina alle famiglie e noi genitori diventiamo una parte fondamentale nella crescita e nel benessere dei nostri bambini. Anzi, le maestre appunto ci coinvolgono tantissimo nella vita scolastica degli alunni, dei bambini. E da anni in questa scuola si organizzano corsi di formazione dedicati ai genitori, in cui il tema principale diventa proprio la famiglia, con tutte le sue dinamiche e tutte le difficoltà che sorgono nel quotidiano delle famiglie. E in genere questi incontri prendono spunto dalle tematiche affrontate anche da Papa Francesco, che focalizza l'attenzione sulla famiglia come un luogo di formazione, dove si impara ad amare e a comprendersi.
Questi incontri permettono anche ai bambini di vivere la scuola insieme alla famiglia e di far sì che non ci sia un'estrema lontananza appunto tra la scuola e il proprio nucleo familiare. Sono con Giusy, mamma di Noemi e Christian. Da ex alunna a genitore, come vivi questa esperienza? Per te è stato un obbligo morale o un piacere ritornare in questa scuola? Ho sempre avuto un bellissimo ricordo di questa scuola, di questo istituto e delle suore. Quindi già da quando Noemi era proprio piccola e cominciavamo a pensare un attimo alla scuola, io non ho avuto dubbi e ho pensato subito alla scuola e alle suore. E già quando sono ritornata per parlare con sua scolastica ho avuto un presentimento e una sensazione di serenità, quella che poi mi aveva lasciato quando io sono andata via dalle suore. E diciamo che mi piace tantissimo questo istituto perché i bambini non sono qui solo a giocare, ma imparano tantissimo. I bambini vengono educati, vengono indirizzati verso comunque una religione, una cosa che io, venendo da una famiglia religiosa e comunque che mi ha trasmesso dei valori, io sono veramente felice di portare i miei bambini qui. Tant'è che poi ho portato anche il piccolino che già da 2 anni vedo che fa dei miglioramenti veramente grandi. Sono con Fabiana, mamma di Jordi e Diego. Jordi di 5 anni e Diego di 2 anni e mezzo. Fabiana arriva qui in questa scuola dall'altra parte del mondo. Come mai sei arrivata qui? Bene, allora io sono napoletana, mio marito è romano, e da sposati siamo venuti a vivere a Santa Maria al Capo Vetere, quindi non conoscevamo molte persone, poi ve lo racconterò magari, grazie alla scuola abbiamo anche tanti nuovi amici. Chi si è fatto portavoce per te di questa scuola? Allora, in realtà ancora prima di rimanere incinta di Jordi, del mio primo figlio, ogni volta che passavamo davanti alla scuola capitava nel periodo dell'open day di trovare palloncini, manifesti e eravamo sempre incuriositi da questa scuola che si presentava in questa maniera così accogliente. Abbiamo detto, vabbè, quando avremo un figlio sicuramente sarà una delle scuole che andremo a vedere. Effettivamente è stato così. Perché poi quando è nato Jordi e quando ho compiuto 2 anni e si è fatto il momento di andare a cercare la scuola per lui, le abbiamo girate tutte, penso un po' come tutte le mamme oggi. Devo dire c'è un buon livello di scuole tra Santa Maria Capo Vetere e Caserta, però quando siamo venuti all'Open Day qui ci siamo resi conto, proprio i bambini si sedevano, facevano lavoretti, ci hanno fatto vedere tutta la scuola, c'era molta concretezza, canzoncine. Jordi si è sentito subito a suo agio e anche noi, insomma, siamo stati conquistati. Quindi le tue aspettative sono state soddisfatte tutte o in parte? Allora, devo dire in tutte, ed è stata una sorpresa perché non si è rivelata un'ottima scuola solo per Jordi e per Diego. Adesso Jordi ha 5 anni, ma già da un paio d'anni scrive una letterina, adesso legge, cioè prima del tempo. E quindi il livello educativo è molto alto, c'è grande attenzione anche alla disciplina, e c'è un senso di famiglia molto intenso. Vi abbiamo dato un piccolo assaggio. Il resto lo potrete scoprire il 14 di dicembre. La scuola, le suore e le maestre vi attendono per l'Open Day. Vi raccomando, veniteci a trovare numerosi.